Ciao a tutti e benvenuti su Zaltor Gaming. Oggi siamo nell'isola di Sipta, davanti al Tempio Celeste dei Demoni, in questa posizione della mappa. Siamo qui perché volevo guardare insieme a voi il terzo metodo per catturare schiavi e seguaci sull'isola di Sipta. Il primo è quello, il buon vecchio metodo delle lande, ovvero andiamo in un accampamento presente sulla mappa e smazzoliamo con il nostro manganello gli NG che ci interessano fino a metterli KO e portarli nelle nostre ruote del dolore. Il secondo è quello delle purificazioni, attivo sia sulle lande che su Sipta. Il terzo invece è quello dell'ondata, è specifico proprio dell'espansione nuova. Siamo qui in compagnia del nostro Thrall. Abbiamo già preparato le due ruote del dolore per cogliere i nostri futuri seguaci. E adesso entriamo per andare a preparare quello che ci serve per attivare l'ondata. Entriamo nel Tempio Celeste. Saliamo questa scala. Ecco, a questo punto possiamo costruire uno dei nostri altari. A seconda dell'altare che sceglierete, avrete dei un'ondata composta da personaggi differenti, possono essere aquiloniani, lemuriani, varie altre fazioni che appariranno. Io penso che in questo caso farò l'altare dell'Ovest, così, giusto per provare a vedere cosa ci arriva. Ecco fatto. Il nostro altare è pronto, adesso dobbiamo sacrificare, diciamo così, del caos minore, questi punti che avete, ecco, si sta attivando. Allora, se non sacrificate niente, diciamo che l'ondata sarà più bassa di tutte, chiaramente anche i seguaci che troverete saranno inferiori. Altrimenti è necessario sacrificare alcuni di questi Whirling Chaos o comunque punti interrogativi che trovate affrontando i mostri sia nel Maelstrom quando si attiva sia anche in certe casse presenti nelle nuove aree qui in basso nell'isola di Sipta. Alcune casse che si possono raidare contengono anche questo caos che è possibile poi andare a sacrificare. Ma quelli minori valgono 1, quelli instabili valgono 2, quelli maggiori valgono 50. Perché vi dico questo? Perché per attivare i vari livelli superiori di ondata sarà necessario sacrificare sempre più caos, diciamo, nel nostro altare. Ovvero, per avere un'ondata di livello 1, la più bassa, possiamo evitare di sacrificare qualsiasi cosa. Per averne una di livello 2, dovremmo sacrificare un valore totale di 200 caos. A livello 3 ne dovremo sacrificare 400, a livello 4 ne dovremo sacrificare 1000, poi esiste anche un quinto livello, il più forte di tutti, poi non lo vedremo in questo video. Questo livello però è casuale, nel senso che può attivarsi, ma sarà una cosa casuale. Diciamo che ne dovrete sacrificare almeno 1000 per avere una bassa percentuale di possibilità di avere un livello 5. Poi è chiaro che sacrificandone di più le probabilità stesse aumentano. 1500, 2000,
o anche più. Potreste sia avere naturalmente la fortuna di avere l'ondata che vi interessa, ovvero quella massima, ma anche ritrovarvi, ahimè, con una di quarto livello che magari non era nei vostri programmi. Comunque, intanto proviamo a inserire 200 caos e attiviamo la nostra ondata, non proprio di. Ho preparato l'Eldario perché sarà utile inserirlo all'interno di quella struttura triangolare che vedete all'interno proprio del triangolo in cui arriveranno i nostri nemici. In seguito, tirando la leva, tutti i nemici presenti verranno catturati e voi non dovrete smazzolarli. Siamo qui. Qua abbiamo i nostri 200 caos vorticosi all'interno del nostro altare e ora siamo pronti ad attivare l'ondata. L'ondata sta partendo. Prema tutto. Sento che, stanno arrivando. Guardate come piovono allegramente. Qua. Il predone. Siamo partiti subito con bel mostro. Guardate qua. Andiamo ad aiutare i nostri troll. Provvederemo anche a pensare al loot. Allora, qui ci sono i draghi. Una cosa divertente, anche utile dell'ondata, è che potete veramente raccogliere, oltre che i trall, anche tantissimo materiale. Potete per andare in giro a produrlo. Some more in deep.
Qui continua a piovere della gente. Abbiamo arma. Padone. Ok. Altro, questo spadone aggiunge anche l'effetto benefico, quindi volendo il calendario, vabbè, andiamo da ad attivare la vediamo sono i troll da catturare. Sì, ecco, visto in questo modo adesso possiamo procedere a catturarli dopo aver ucciso naturalmente il cacciatore imperiale, facendo l'avversario da un teschio praticamente non può essere trollato. Comunque abbiamo uno Stygian Herbalist livello 2, portatore perdono di livello 1, è morto. Un fabbro predone 2, un danzatore predone 3. Poi, naturalmente, a seconda della forza dell'ondata, possono aumentare anche il livello. Comunque, in questo caso, andiamo. Andare a portare. Voilà. Non ci sono i gran bug, vedo. Prendiamo danzatore predone intanto. Giusto della gente. Evitare. Era un po' lungo. Vedete che dentro la ruota c'è già qualcun altro. Nessuno. Andiamo ad affrontare anche un paticone. Pochino della bomba. Ok. Mi sembra che sia già apparso un'altra volta però. Morto prima che entrasse dentro al muro. Ok. Allora, mentre vediamo che piova giù qualcun altro, abbiamo una pozioncina. Sono arrivati. Sono già qua. Uscire dal suo comfort zone. Ok, non ci credo, ragazzi, è una roba improponibile. Ok, questa parte è stata fatta, adesso
Andiamo avanti. L'ondata praticamente funziona così, man mano che liberate, diciamo così, delle zone, quando avete liberato tutte e tre, sconfiggendo tutti gli avversari, praticamente piovono giù i prossimi. Quindi voi potrete continuare ad andare avanti in questo modo finché non arriverà praticamente il boss finale. Sono praticamente già morto. È andata veramente bene. Quest'area sì. Andiamo a procedere con la prossima. Siccome nel frattempo sono calate le recinzioni, io spero proprio che appunto smettano di comparire al loro interno. Però con questa lancia è veramente stancato, eh. Dai. My bite is death. Ok. Rimori. Diciamo che Nostral affronti un po' di questi mini boss. Qualcuno? No. Andiamo a fare questo qua. È apparso, come vedete, il mega boss, quindi direi che questo sarà l'ultimo combattimento dell'ondata, ovviamente ultimo combattimento se riuscirò a sopravvivere. Vediamoci un attimo. E beviamo la nostra pozioncina. Don't want to cause
farne un'altra. Rimasti solo boss e il nostro tra l'ha ucciso. No, c'era un altro. Bene. Ora che abbiamo sconfitto, meglio che il nostro Thrall, Serena 3, ha sconfitto il boss finale, praticamente possiamo, volendo, andare in giro a raccogliere tutte le risorse che sono state trasportate al nostro, durante l'ondata, gli avversari che abbiamo sconfitto. Faccio vedere, insomma. Pino. Abbiamo affrontato un'ondata relativamente colina, penso che era solo di secondo livello. Abbiamo catturato anche alcuni Thrall che stanno girando all'interno la ruota del dolore. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti. Invito eventualmente ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e vi do appuntamento ad un prossimo video, sempre su Zaltor Gaming. Ciao ciao!